Salve a tutti ragazzi, sono Alberto e benvenuti in questo nuovo video. Intanto mi volevo scusare se praticamente non ci sono stato per 3 settimane, ma motivi di salute vari, niente, insomma, prima vabbè, avevo febbre, poi raffreddore, mal di gola, poi mi è andata via la voce e sono stato più di una settimana senza voce. E quindi fare video sarebbe stato un problema. Ancora adesso un po'. Non sono del tutto guarito. Ma dettagli. Allora, oggi volevo lanciare questo probe interstellare. Ok, salvo. Ho fatto un sistema multistadio stile ICBM, più o meno, sì. 2800 metri secondo il primo, 2700 il secondo, ha uno skipper qua, uno stadio ad RCS, uno stadio a booster solidi e infine il probe con l'antenna. Volevo farlo asimmetrico stile New Horizons, però dopo con i booster solidi andava a caso, cioè non andava dritto e quindi ho dovuto farlo così che è un po' più bruttino. Già l'avevo fatto con la parabola di lato, generatori termoelettrici di qua, antenne di là, però non era simmetrico e quindi avrei dovuto mettere degli SIS. E fairing non li ho messi perché li metteranno nella 1.0, quindi devo aspettare ancora. E poi, beh, i fairing saranno un po' d'obbligo perché ci sarà la nuova atmosfera, nuova aerodinamica, quindi ho dimenticato MacJab attaccato. Vabbè, tanto solo il primo stadio. Sì, questo era tipo un precedente tentativo, non me lo fa più vedere, eccolo lì, il debris. La sua traiettoria, vabbè. Niente. Intanto vado in orbita. Ok, troppo spinta. Intanto vado in orbita e poi faccio tutta la manovra per andare interstellare. Vedo che in Kerbal non c'è spazio interstellare, intergalattico, niente. A dire il vero, l'universo a un certo punto finisce. C'è proprio un limite fisico. Una volta era poco oltre l'orbita di Yulu, poi è stato allargato. Però comunque si può vedere quando la traiettoria finisce. Tutto è uno dei razzi più aerodinamici del mondo, cioè generatori termoelettrici esposti, mi pare giusto. Antenne, che non si sa come stanno attaccate. E Shadowplay ha deciso di smettere di registrare. Vabbè, vorrà dire che farò una narrazione sopra. Dunque, quello che volevo dire, cioè quello che ho detto in video e che poi è andato perso perché grazie a Shadowplay, è che non ho più stimoli su Kerbal, nel senso che non so più cosa fare perché la 090 è stato un update incentrato molto sull'aerodinamica, cioè aerodinamica su aerei, quindi le Mark III, eccetera, e tutti si sono messi a fare shuttle, eccetera, però non è il mio tipo di lavoro, insomma, quello che faccio di solito. E i razzi sono razzi nel senso lo spazio,
quindi anche altri pianeti, eccetera, sono stati lasciati un po' da parte. E io non so più cosa fare, perché sono uno che passa molto tempo a costruire razzi. Beh, più tempo a costruirli che a testarli, quindi. Il nuovo editor è stato ben accetto, ma della 090 poco altro. E ben presto mi sono un po' stufato. E quindi sto aspettando la 1.0 per il nuovo sistema di risorse, così posso fare anche il posso finire il Kerbal Grand Tour, poi i fairing che saranno procedurali, quindi potrò costruire nuovi razzi, eccetera, e anche migliorare alcuni progetti a cui sto lavorando e abbassare il part count e quindi laggare di meno. Dato che finché non esce Unity 5 non potremo avere un 64 bit stabile e neanche un sistema multithread, dato che la fisica di Kerbal è calcolata su un thread solo e più parti ci sono più fisica viene calcolata, e quindi l'unica soluzione ad esempio sarebbe utilizzare il Lubitzer Welding, che ti permette di saldare tante parti tra loro, però dopo i graft non sono più stock. E ci avevo pensato per i cinematic, però dopo ho cambiato idea. E poi vabbè, nella 1.0 ci sarà la nuova aerodinamica. E sostanzialmente basta. Cioè, ormai Kerbal è quasi completo. E per uno che come me ci gioca da tanto tempo, io ci gioco dalla 0.19. Ho praticamente già fatto tutto quello che si poteva fare. E non ho più idea. Quindi, se avete qualche suggerimento su missioni da fare che non siano troppo monotone, cioè, ultimamente non sto facendo molte cose interessanti nella mia serie, però, vabbè. Missioni, non so. Non mi viene in mente niente. Cioè, se avete consigli in generale su missioni da fare, ditelo pure nei commenti. Quindi, vabbè, adesso devo ancora capire perché Shadow Play smette di registrare l'audio a caso. Non so se è un problema di driver, però, boh. Quindi adesso metto un po' di musica per il resto del video.